nuovi dazi contro la Cina, le faccine di YouTube e ancora guida autonoma per l'esercito. Questa è Newsroom, le nostre notizie dal mondo. Dazi di Trump e dazi di Biden in compagnia dell'Unione Europea. In gioco ci sarebbero l'acciaio e l'alluminio, quelli della Cina. La notizia trapela da un'agenzia di Bloomberg. Ce ne parla ai nostri microfoni Alessandro Albano, editor di investing.com. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno pensando a nuovi dazi sull'alluminio e l'acciaio cinese, tenendo sempre conto che i dazi che sono stati implementati nel 2018 e nel 2019 dall'amministrazione Trump sono ancora in vigore. Teniamo conto inoltre che la Cina è il maggior produttore al mondo di alluminio e acciaio, ma le esportazioni verso Unione Europea e Stati Uniti sono relativamente molto diminuite a causa dei dazi americani. Sostenibilità o greenwashing? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Anche YouTube cede al fascino delle emoticon. Si chiamano YouTube Emote, sono simili a quelle di Twitch e possono essere utilizzate nei commenti e durante le chat in tempo reale. La piattaforma più utilizzata dagli streamer, anche le emoticon di YouTube hanno nomi specifici per il completamento automatico, per rendere le conversazioni più veloci e divertenti. Alcune emoticon sono state realizzate da creators come Abel Ayford, Guy Field e Eugene Won, e questo ci fa pensare che in futuro potremmo vedere altre creazioni di artisti indipendenti. Kodiak Robotics, la startup di camion a guida autonoma, riceverà 49,9 milioni di dollari per aiutare l'esercito americano a sviluppare veicoli per ricognizione, sorveglianza e missioni ad alto rischio. La collaborazione durerà 2 anni, ma i dettagli di questa operazione sono ancora avvolti dal mistero. Lo scopo è quello di consentire all'esercito di muoversi su terreni complessi e in assenza di GPS, fornendo allo stesso tempo ai Marines la possibilità di utilizzare veicoli a distanza quando necessario. La tecnologia come supporto militare. Dopo la realtà virtuale, anche i mezzi a guida autonoma possono rappresentare uno sviluppo importante e ridurre i rischi dei soldati in azione.